Vianello, Vianello, come mai non c'è stato lo streaming? Come mai non c'è stato lo streaming? Giusto per sapere. Tutto l'acciaio del mondo non vale la vita di un singolo... lo streaming sto parlando. Delego, partecipo in altre occasioni con Di Maio, con i contatti con Renzi, i colloqui con Renzi, alla luce del sole. I lavoratori avrebbero voluto lo streaming. Ma siamo qui per ascoltare quello che i sindacati... I cittadini non devono sapere. Parti, noi l'abbiamo voluto sentire. Perché non parlate in prima persona? Perché non parlate di chiusura dell'Ilva? Invece ora state giocando a ribasso. Chiusura progressiva delle fonti inquinanti, non chiusura diretta. Allora, chiusura progressiva, si cambia. Si spegne un altoforno? No, perché avete cambiato il termine? No, sì, certo, mi sono documentato, non sono un tecnico, ma come mai chiusura progressiva, come mai questa aggettivazione aggiunta? Non abbiamo cambiato nessun termine, è sempre stata la stessa. E ArcelorMittal che fa? Si compra una fabbrica che deve chiudere? È sempre a chiedere ad ArcelorMittal. Ah, non a voi che tratta, che siete forza di governo ormai. Non siamo ancora forza di governo. Vabbè, non giochiamo su tra due giorni, no? Nel momento in cui lo sarete. Vediamo appunto di incontrare ArcelorMittal anche, perché dobbiamo incontrare tutti. E quindi ArcelorMittal si recede dal contratto? E quindi, caro Luigi, noi siamo qui per ascoltare e quindi poi poter pianificare con la cittadinanza di Taranto e i lavoratori quello che è il nostro futuro. Le coperture finanziarie ci sono? Ma scusami, sto parlando. Che sembra un po' il libro dei sogni. Ecco. Dobbiamo pianificarlo insieme e quindi in tutta questa versione... Comunque, concludendo, onorevole Vianello, delego, partecipa, cambia e qui i cittadini non possono partecipare perché eravate chiusi in una stanza. L'1 maggio noi eravamo a tutti quanti... No, parliamo ora. Abbiamo ascoltato... Avete vietato lo stream. Ricordati. Avete vietato lo streaming. Noi siamo stati qui ad ascoltare tranquilli. Avete vietato lo streaming. Noi vogliamo la trasparenza e io credo nella vostra trasparenza, ma voglio lo streaming.